un'operazione antiterrorismo è stata condotta dal pomeriggio di domenica dalle forze speciali belga nel tentativo di arrestare Salah Abdeslam, uno degli ideatori degli attentati di Parigi di una settimana e mezzo fa. La retata è scattata nel tardo pomeriggio con una maxi operazione che ha visto coinvolte le forze dell'ordine e speciali, con una rete scottata in 7 quartieri della città, tra cui anche Molenbeek. In tutto sono state 16 le persone arrestate, tutte in qualche modo collegate all'inchiesta sui fatti di Parigi. Il terrore nella capitale belga rimane serio e imminente, come aveva detto il primo ministro Michel. Il procuratore, nel fornire i dettagli, ha confermato che Salah è ancora in fuga. Secondo alcuni testimoni, avrebbe perso le sue tracce mentre scappava su una macchina in direzione della Germania. La serie positiva dell'Allianz Udas nella 11ª giornata del girone di andata del campionato di Serie C Silver. I biancazzurri, allenati da Luigi Marinelli, hanno perso con il punteggio di 87-74 contro il pallacanestro Pasca Nardò. Le previsioni della vigilia erano per un incontro altamente spettacolare e ovviamente le promesse sono state rispettate. Il primo tempo è stato anche di marca biancazzurra, con l'Allianz Udas che in una parte buona del primo tempo è riuscita a tenere testa ai quotati avversari. Nella seconda parte c'è stata la rimonta della formazione salentina, che specialmente con Bielic, Manca e Chirico ha saputo dare l'impronta giusta, prima con la parità e poi con il sorpasso. Non sono mancate delle decisioni arbitrali che hanno fatto inviperire la tifoseria ed il pubblico biancazzurro, ma Nardò ha controllato agevolmente la gara fino alla fine. Per l'Allianz Udas c'è da salvare solamente il primo tempo, mentre la ripresa è molto da rivedere. Preparazione di una settimana in vista di un derby contro l'Olimpica che si preannuncia particolarmente duro. Mimmo Siena, speciale news dal Palazzo Fernando Di Leo, Cerignola, Foggia. Vittoria ed una sconfitta, questo è il bilancio delle formazioni dilettantistiche del calcio. Nella 11ª giornata del girone di andata del campionato di promozione girone A, l'Audace Cerignola riporta un importante successo contro la seconda in classifica, i Reali City. Punteggio finale 2-1 per la formazione guidata da Massimo Gallo. I gol arrivano tra primo e secondo tempo, il primo al 28esimo con Morra, con una azione personale con un volley da lunga distanza tra il portiere. Tra l'altro i padroni di casa falliscono un rigore con Amoruso, che poi si fa perdonare nell'unico minuto di recupero della prima frazione, segnando il vantaggio del 2-0. Nella ripresa la formazione ospite mette in evidenza con le sostituzioni tutti i suoi elementi migliori e proprio nel finale accorcia le distanze con Mazzanti. Brutta sconfitta invece per la Sportmania Cerignola nella giornata numero 8 del campionato di prima categoria pugliese. I gialloblu guidati da Michele Schiavone hanno perso sul terreno della nuova Andria con il punteggio di 1-0. Il gol decisivo è arrivato nel secondo tempo al 24esimo con Tess. La squadra ofantina ha dovuto fare a meno per l'espulsione di Paolo, compromettendo quanto di buono aveva fatto vedere nel corso del primo tempo.